Questo video è stato realizzato rispettando tutte le norme e restrizioni fornite dal governo per combattere il coronavirus. Pertanto ci tengo a ribadirvi che il mio garage si trova sotto casa mia e vi ricordo di rimanere a casa. Buona visione. Sì ragazzi, purtroppo è successo quello che temevo sarebbe successo. La moto non si accende perché la batteria è a terra. Io nei giorni precedenti, per quanto possibile, sono riuscito a scendere giù in garage a metterla in moto un po' di volte, proprio per evitare questo. Il problema è che la batteria, comunque, trovandosi perennemente ferma, perché purtroppo siamo in quarantena e non possiamo e non dobbiamo uscire, non può durare. Soprattutto perché si trova in un garage con l'umidità, il freddo e la batteria stando ferma, è normale che si scarichi. Però ho deciso di fare questo video proprio perché c'è un modo per evitare che questo accada e appunto spero che possa essere utile per molti di voi. Quindi direi di non perdere altro tempo e iniziare subito con il video. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi insieme a mio padre andremo a vedere come cercare di riesumare la batteria della moto e di conseguenza evitare che in futuro si scarichi e quindi si danneggi ancora di più la batteria. Iniziamo. Perfetto. Allora, praticamente che cosa andiamo a realizzare? Un parallelo sulla batteria, visto e considerato che è difficoltoso in caso di necessità accedere alla batteria che è posizionata sotto il serbatoio, quindi andremo a creare una semplice interfaccia in parallelo con un cavo sulla batteria e la porteremo più comodamente nel vano sottosella posteriore, che in caso di necessità è facilmente accessibile aprendo e potendo poi collegarci sopra o un booster o fondamentalmente un mantenitore che ci permette di tenere in carica la batteria a tampone per il periodo di utilizzo della moto. Perfetto, quindi adesso procediamo con lo smontare le due selle e alzare il serbatoio. Ok. Perfetto. Il serbatoio è vincolato evidentemente da qualche altra parte. Ok, perfetto. Con il serbatoio finalmente alzato siamo riusciti ad accedere alla batteria, che sta in una posizione molto molto scomoda. E quindi adesso, visto che ci servono quattro braccia e la telecamera non la posso gestire, la metterò da qualche parte e poi dopo vi spiego. Thank you.
dopo aver collegato il cavo ai due poli della batteria, abbiamo riabbassato il serbatoio senza ancora fissarlo e stiamo facendo passare il cavo in modo tale da portarlo sul retro della moto, quindi sotto la sella passeggero. Ok, abbiamo collegato lo starter, inseriamo il contatto, facciamo fare il check. Olli! Perfetto, come avete visto e sentito, lo starter è servito e ha funzionato, la bimba si è accesa, quindi adesso possiamo passare a rimontare il serbatoio, a sistemare il cablaggio sottosella e poi successivamente a metterla in carica. Ecco qua, perfetto. Adesso abbiamo richiuso il tutto, sistemato, dato anche una bella pulita al serbatoio. E abbiamo fissato i cavi con le fascette lungo il telaio come stavano gli altri cavi e fatto passare in questo modo, in modo tale che il cavo terminato con i 4box, in modo tale da non far andare in corto la batteria, lo andiamo ad inserire sotto la sella pilota e sta bello riparato, chiuso dalla sella passeggero in questo modo, e voilà, tutto nascosto, tutto chiuso, e la moto finalmente potrà tornare a funzionare. Adesso che è tutto pronto, possiamo andare ad aprire la sella, prendere i cavi da sotto la sella e con il cacciavite per i 4box andiamo a svitare i cavi uno per volta, facendo attenzione specialmente al positivo. Allora, svitiamo il 4box del negativo, lo mettiamo sulla mensola e andiamo a mettere la pinza del negativo. Una volta fatto questo, svitiamo il 4box del negativo, del positivo, lo togliamo, lo appoggiamo senza far fare contatto con nient'altro, andiamo ad attaccare anche il positivo, facendo attenzione a non far toccare il positivo assolutamente con nessuna parte metallica della moto. Adesso andiamo a prendere il mantenitore e lo andiamo a mettere in corrente. Il mantenitore lampeggerà di verde in modo tale che vuol dire che è in carica, e niente, lasciamo la moto qua e la facciamo caricare. Perfetto, quindi per questo video è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto, vi ricordo di smettere di fare rumore qua sopra. Perfetto, per questo video è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, siamo quasi arrivati a 1000 follower su Instagram. E niente, spero che questo video vi sia stato utile e che possiate appunto replicare quello che abbiamo fatto per salvare le moto che in questo periodo moriranno. Quindi niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Aspetta.